prima vittoria degli ambientalisti che da mesi protestano contro l'abbattimento degli alberi del Parco Bassini di Milano. La Procura di Milano ha sequestrato e salvato dalle ruspe due cedri, gli ultimi rimasti dopo l'avvio dei lavori per il nuovo campus del Politecnico. I cittadini che da tempo si battono in difesa del verde avevano presentato un esposto. La notizia dello stop alle ruspe è stata data dal consigliere comunale del PD, Carlo Monguzzi, che ha condiviso le foto dei due alberi transennati. Abbiamo visto il nostro parco devastato e improvvisamente, in seguito a un esposto, il parco, gli ultimi alberi del parco sono stati risparmiati, che erano due cedri meravigliosi, attualmente distrutti da una potatura scellerata. Noi ci aspettavamo che qualcuno intervenisse e salvasse questo suolo coperto di alberi, e invece il Politecnico ha continuato nell'operazione e vuole costruire un nuovo dipartimento di chimica. Ma perdere un parco all'interno di una città è disastroso per tutti. Questi due cedri, probabilmente quando il Politecnico riuscirà a dimostrare che vanno spostati, verranno spostati e cominceranno ad edificare, però per noi sono un grande simbolo. Le proteste erano già scoppiate nel mese di dicembre, quando molte persone avevano manifestato contro il taglio degli alberi deciso per fare spazio ad un nuovo laboratorio di chimica. Un esposto è stato presentato in procura per chiedere di verificare che i due cedri di 50 anni alti 20 metri siano trapiantati in condizioni di sicurezza da un'altra parte, come previsto anche per altri 22 alberi del parco.